Buonasera dal telegiornale di Imperia TV. Fine settimana all'insegna del maltempo, con piogge temporali sparse su tutta Italia. In Liguria è stata diramata l'allerta meteo arancione. Sentiamo. Fulmini e saette sull'Italia. Il fine settimana sarà caratterizzato dal maltempo. La depressione di Islanda scenderà di latitudine. Il flusso perturbato collegato alla depressione scenderà fin verso il nostro mare e formerà un ciclone sul Mar Ligure. Il tempo inizierà a peggiorare già nel corso di sabato, soprattutto sul nord-ovest. Domenica il maltempo, associato a piogge e temporali sparsi, interesserà tutte le regioni del nord. Non si escludono poi grandinate e la possibilità di formazione di locali trombe d'aria e marine. Le temperature subiranno una diminuzione un po' ovunque, con clima autunnale al centro-nord. Per quanto riguarda la nostra regione, la Protezione Civile Regionale ha diffuso l'allerta meteo arancione su tutta la Liguria. In previsione dell'allerta, domani, sabato, dalle 14, a Sanremo verrà attrezzato il centro operativo comunale al Palafiori di Corso Garibaldi. Si invita inoltre la cittadinanza a seguire gli aggiornamenti meteo e a prendere visione delle misure di autoprotezione sul sito www.allertaliguria.gov. A Genova è prevista una conferenza stampa per fare il punto sull'allerta meteo. Arrivano inoltre diverse segnalazioni di eventi rinviati per maltempo, come il concerto dei Nomadi in programma ad Andorra. L'ex amministratore delegato di Banca Carige, Guido Bastianini, si è dimesso anche da consigliere. È l'epilogo dello scontro con l'azionista di riferimento Vittorio Malacalza, che aveva portato alla sfiducia di Bastianini da parte del consiglio di amministrazione. Secondo il comunicato diffuso da Banca Carige, Bastianini ha rassegnato le dimissioni motivate dal fatto che non sussistono più le condizioni per svolgere l'incarico. Il movimento politico Realtà Popolare, al lavoro da alcuni mesi per la costruzione del partito a Sanremo, si è presentato alla stampa stamani. Per quanto riguarda la politica locale e il rimpasto di giunta, dicono, aspettiamo le decisioni del sindaco Biancheri. Il servizio. Allora, veniamo subito a questa realtà popolare. Che cos'è e quali sono i vostri obiettivi? Allora, la realtà popolare è un movimento politico relativamente giovane, cioè nel senso che comunque anche se è nato da almeno una decina d'anni, però cioè già opera su tutto il territorio nazionale, avendo già partecipato a diverse tornate elettorali un po' in giro per l'Italia, insomma, ecco. I nostri obiettivi sono innanzitutto, cioè, di ritornare a una sana politica, quella, io dico, usando un paradosso, un ritorno al futuro, cioè nel senso di ritornare a fare politica per la gente, con la gente e tra la gente, perché solo in questo modo si riescono a capire le problematiche e portarne avanti le istanze, diciamo così, nei luoghi deputati. Sul territorio Ligure stiamo crescendo in modo esponenziale, avendo formato un gruppo di sicuro valore, e questo c'è, cioè, proprio per fare in modo che ritorni quella, cioè di avvicinare la gente alla politica, perché sappiamo benissimo che negli ultimi anni c'è una disaffezione, un allontanamento sempre più esponenziale, proprio perché? Perché la politica attuale fa passare un messaggio che chiaramente alla gente non piace. Fondamentalmente voi siete dei moderati. Sì, sono una destra moderata. Comunque io sono aperto a qualsiasi visione. Se anche un'altra persona di un'altra corrente politica ha la mia stessa idea oppure ha un'idea migliore della mia, io perché non condividerla? Sono aperto a queste. State guardando il panorama politico locale? Sì, aspettiamo che loro si muovano. Il nostro sindaco ha fatto un rimpasto, vediamo che squadra mette in campo. Perfetto. Diamogli tempo di lavorare. Veniamo un po' a questa giornata, a questa presentazione. Dunque, significa che io mi occuperò in futuro, sempre se coltiviamo bene questi 2 anni, nella preparazione di manifestazioni, eventi e cultura. Ma inteso come? Soprattutto rilanciare le manifestazioni nel vero senso della parola. Quando finisce il festival non è che deve finire tutto, la musica deve continuare a vivere in Sanremo, nella nostra città, ma con un obiettivo in più, la lirica. Perché la lirica? Perché noi abbiamo un progetto molto grande con i più grandi tenori. Vogliamo creare un progetto di borse di studio, portare la lirica nelle scuole nella regione Liguria e creare poi un evento importante, soprattutto qua a Sanremo, grazie all'Orchestra Sinfonica, la sede della lirica, e questo mi sembra già abbastanza. Anche
anche perché la cultura e lo spessore, l'arte e la musica devono far parte della nostra città. E poi ovviamente ci sono le altre realtà, ma una realtà molto importante che voglio citare è che tutto questo lo voglio fare in sinergia in futuro con i commercianti, perché sono proprio grazie a loro, alla loro attenzione, al tenere aperti i negozi, i locali, e questa grande collaborazione ci porterà a sviluppare tematiche molto importanti. È mancata questa mattina in ospedale a Imperia Carla Danehi, vedova Carli, aveva 93 anni e per tutti era la signora Carletta. Volontaria nella Croce Rossa, aveva festeggiato i 72 anni di matrimonio con Carlo Carli, scomparso solo lo scorso 29 luglio. Lascia il figlio Gianfranco e i nipoti Carlo e Claudia. I funerali si terranno domani alle ore 10 nella chiesa di San Giovanni a Imperia Oneglia. Alla sua famiglia vanno le condoglianze della direzione della redazione di Imperia TV. E cambiamo argomento. Passaggio di consegne questa mattina tra Luciano Pischedda e Marco Parascandolo alla guida della Capitaneria di Porto di Imperia. Vediamo. Ma sicuramente con degli ottimi ricordi per tutta l'attività che abbiamo fatto qui al servizio della comunità, soprattutto della comunità marittima, un ottimo ricordo anche per l'attività che abbiamo fatto insieme alle altre istituzioni con le quali abbiamo sempre lavorato in un clima di eccellente cooperazione, e ottimi ricordi per il mio personale che mi ha seguito in questa con zero, con abnegazione, ha seguito tutte le mie direttive e tutte le attività che abbiamo intrapreso. Sono molto contento dell'attività che ho fatto e dispiaciuto di lasciare questa bellissima città, questa bellissima provincia che è profondamente legata al mare. È difficile dire cosa in particolare è rimasto, proprio per l'impegno che io come tutti i miei uomini abbiamo messo in tutte le attività. Naturalmente al primo posto ci sono i soccorsi che abbiamo fatto, le persone che abbiamo recuperato dalle difficoltà del mare. L'ultimo, ma solo in ordine di tempo, è stato per esempio il soccorso alla motobarca, alla motoyacht Ipazia, che è avvenuto in condizioni meteo marine particolarmente difficili e che ci ha dato a me, ai miei uomini, ai miei equipaggi molta soddisfazione. Ma ci sono tante altre attività che sarebbe difficile elencare tutte. Quando si lavora bene poi è difficile dire cosa in particolare è andato bene o è andato meglio degli altri. Dispiaceri no, non ne ho avuti, posso dire di non avere nessun cattivo ricordo di questi due anni. Sì, è un ritorno felice, sono contentissimo di rientrare in Riviera e dove ho iniziato la mia carriera nel 98, ho mosso i primi passi e sono felice di rivedere insomma, tante persone, tanti amici, emozionato per questa giornata che è una giornata bellissima per me e quindi sicuramente sarà foriera di tante soddisfazioni. Devo dire che dopo Imperia sono andato ad Alassio per un periodo di comando di 2 anni e dove ho avuto tante soddisfazioni con le attività fatte appunto sul litorale di Alassio. E dopo Alassio sono stato destinato a Trieste come capo servizio Polizia Marittima in una realtà diciamo opposta, diametralmente opposta, però in una zona di confine come questa, che quindi sicuramente presenta dei contatti. Le zone di confine hanno dei contatti tra di loro, hanno un filo rosso sottile che comunque le unisce. Voi riconoscerete come capo del compartimento marittimo e comandante del porto di Imperia il capitano di fregata Marco Parascandolo. La Guardia di Finanza di Savona ha smantellato un'intera filiera di commercializzazione di capi di abbigliamento ed alta merce contraffatta
che operava su tutto il territorio nazionale, soprattutto in Liguria, Lazio e Umbria. Si trattava di una vera e propria industria del falso, con oltre 25.000 prodotti sequestrati, recanti marchi contraffatti come Moncler, Lacoste, Fredberry, Armani, Stone Island, Ralph Lauren e molti altri. I prodotti contraffatti venivano venduti in tutta Italia attraverso il sito internet tempodisconti.it. Le fiamme gialle hanno scoperto un centro logistico con tanto di uffici e dipendenti che si occupavano della gestione delle vendite online. Scoperti anche magazzini di smistamento della merce situati in un comune in provincia di Roma. La frode si stima almeno di 1,5 milioni di euro. Sarà pronto a breve l'albo di aziende qualificate che potranno accedere attraverso la stazione unica appaltante regionale e i comuni della regione ai bandi in materia di dissesto idrogeologico attraverso procedure negoziate per l'affidamento di lavori di importo da 150.000 a 1 milione di euro. Ne parliamo in un servizio. Noi siamo partiti da un principio, la Regione Liguria è in campo in maniera importante per dare delle risposte in termini di miglioramento e mitigazione del rischio idrogeologico con diverse centinaia di milioni di euro di qui ai prossimi anni. Evidentemente la ricaduta occupazionale e la ricaduta imprenditoriale su imprese della Liguria è un altro tema collegato, altrettanto importante quanto la difesa del suolo. Abbiamo quindi lavorato in questi mesi insieme alle associazioni datoriali, associazioni di categoria, Ordine degli Avvocati, dei Geometri, tutti coloro i quali ci hanno portato un contributo per arrivare all'accordo siglato qualche mese fa e che poi ha questo addendum per le procedure di invito da 150.000 a 1 milione siglato quest'oggi. Credo che sia importante in termini appunto di ricadute imprenditoriali e anche in termini di lavoratori svantaggiati che potremo obbligatoriamente far inserire dalle aziende che verranno selezionate e che credo sia un bel segnale per una categoria che nel corso del tempo ha subito forse più di altre una crisi che è quella del settore dell'edilizia. A Genova, come nel resto della Liguria, la situazione economica non è certo incoraggiante e servirebbero agevolazioni per le imprese al fine di favorire le assunzioni. Lo ha evidenziato ai nostri microfoni il direttore generale della Camera di Commercio di Genova, Maurizio Caviglia. Vediamo. Direttore, il quadro generale del genovesato, genovese, territorio genovese per quello che riguarda l'economia, le imprese, qual è? Che bilancio c'è? Allora, il bilancio continua a essere un bilancio di grande difficoltà. I numeri delle imprese per quello che riguarda le nuove aperture sono in difficoltà, i numeri delle cessazioni stanno un pochettino diminuendo ma sono sempre pesanti. Quindi noi non abbiamo ancora dei saldi di imprese positivi o dei congiunturali che ci possano far vedere un quadro di situazione rosea, omogenea oggi. Quello che però stiamo valutando è che sulla serie storica stiamo sempre recuperando rispetto al mese dell'anno precedente. Non abbiamo ancora dei segni più come saldo generale, ma secondo noi ci sono ottime possibilità di arrivarci presto nel corrente anno. Ci potrebbero essere, diciamo, delle ricette da parte del governo, come dei correttivi per esempio fiscali, senza parlare, voglio dire, di sovvenzioni tout court, ma perlomeno mettere in condizione gli imprenditori anche di riuscire magari a riassumere con un tempo. E purtroppo è fondamentale riuscire a dare degli aiuti stabili che possano consentire alle imprese di rivedere prospettive di futuro per poter investire, per poter fare assunzioni e in qualche modo per poter crescere. Ma noi oggi, per esempio, con la Regione abbiamo aiutato gli esercizi dell'entroterra che stavano chiudendo in grande misura e insieme all'assessore Rixi siamo riusciti a dare al territorio, in piccoli comuni, dei contributi che non sono serviti probabilmente per risolvere i problemi di queste microimprese, ma hanno fatto capire a queste microimprese che la volontà della Regione, la volontà dei comuni e la volontà del sistema camerale è quello che loro continuano a mantenere quel loro presidio sul territorio. E questa è un'azione che secondo me noi dovremmo continuare a portare avanti e andare a bonificare diversi posti in cui c'è proprio bisogno di una vitalità di nuove imprese. Il sindaco di Rezzo, Renato Adorno, fa il punto sui passi fatti fino ad ora per risolvere i gravi danni subiti nelle frazioni di Genova e Lavina dopo l'alluvione del novembre scorso. Sentiamo. A 10 mesi dalla tremenda alluvione di novembre che ha colpito il paese di Rezzo nella frazione di Lavina, siamo riusciti a pattare tutto quello che riguarda gli interventi
finanziati con fondi dati dalla Regione Liguria, due delle tre progettazioni che dovevamo fare come Comune di Rezzo. La prima, che ha già iniziato i lavori, riguarda la frazione di Genova con la frana che poteva andare a colpire il territorio di Genova. Si è rifatta la strada per arrivare alla frana stessa e si stanno facendo i sondaggi per capire come e dove intervenire per risolvere il problema. Sono state aperte le buste invece per la strada che porta sul fondo della frana che ha colpito invece la frazione di Lavina e a breve, probabilmente già la prossima settimana, inizieranno i lavori per la realizzazione della strada per arrivare sulla frana stessa. Abbiamo un problema invece importante per quello che riguarda la frana di Lavina, nel senso che stiamo cercando, parlando con la Regione, che devo assolutamente ringraziare perché è stato l'unico ente che ha aiutato il Comune di Rezzo in questo periodo, aiutato economicamente intendevo dire, e dovremo arrivare a una progettazione. La nostra intenzione è di arrivare velocemente a una progettazione per poter andare a contributo il prossimo anno. Se noi riuscissimo nel mese di settembre a avere un finanziamento del progetto, probabilmente entro dicembre questo potrebbe venire consegnato e di conseguenza andare a finanziamenti sia regionali che italiani e anche su finanziamenti europei. È importante per noi risolvere questa situazione perché nel paese di Rezzo abbiamo la maggioranza di prime case, quindi è importante, importantissimo per il futuro del paese mantenere la strada provinciale aperta. Questo ci consente a tutte le famiglie di raggiungere il posto di lavoro, di raggiungere gli ospedali, di raggiungere le scuole. Noi siamo fiduciosi e lavoriamo in tal senso. Spero nei prossimi giorni di avere un incontro definitivo col Presidente della Regione e questo di avere poi l'ok a partire con la progettazione stessa. Della progettazione siamo aiutati dall'Università di Genova e anche questo è un tassello importante perché tante operazioni, tanti studi, essendo fatti da un ente comunque statale, non verranno a carico del Comune. Ci fermiamo solo un istante, restate con noi, a tra poco. Il Ministero ha dato una concessione per attuare la ricerca di idrocarburi tratite trivellazione in un tratto di mare nel Salento. Un sistema pesante e invadente, secondo Franco Floris, dirigente di Accademia Cronos. Ascoltiamo. Franco Floris è stato fra i fondatori e dirigente di Accademia Cronos, un'istituzione ambientale italiana ma che opera anche a livello internazionale. Come avevate dato l'allarme voi sulla possibilità che veramente si trivellasse il mare italiano alla ricerca di idrocarburi? Oggi questo non è più un allarme ma una realtà, è così, si comincia davvero? Ormai è chiaro che il Ministero ha dato una concessione per un tratto di mare nel Salento di circa 800 km quadrati, dunque insomma una bella concessione, dove si farà la ricerca di idrocarburi tramite quel sistema terribile che abbiamo cercato di contrastare anche con referendum, che è l'Ergan, che è un sistema ad aria compressa con dei sistemi che sono pesantissimi per tutto l'ambiente, per i pescatori, per la piccola pesca, per i mammiferi, insomma. È un sistema di ricerca molto ma molto pesante e molto invadente. Ecco, ma c'è il rischio, oggi si comincia nel Salento, c'è il rischio che questa pratica si possa diffondere anche in altre zone, arrivare a lambire il Mar Ligure. Sappiamo che il santuario dei cetacei verrà preservato, però arrivando magari al confine le onde emesse da questo sistema di sondaggi potrebbero fare dei danni. Assolutamente sì, cioè tutto è possibile, ormai è evidente che qui si è aperta
una porta, anzi un portone, nel senso che questa concessione aprirà la possibilità ad altri di avere delle concessioni, in questo caso una società americana. Noi l'avevamo detto da tempo che c'erano delle navi preparate, già pronte per fare questo tipo di ricerca, e nel momento in cui questa ricerca porterà a trovare, diciamo, l'idrocarburo, è evidente che poi da lì si passa alla trivellazione, se il quantitativo sarà sufficiente. Noi insomma non siamo contro la ricerca di per sé, siamo contro questo tipo di ricerca, contro questo tipo di trivellazione. Siamo un mare, siamo circondati da un mare che è fatto per il turismo, per la bellezza, per la piccola pesca. Insomma, noi viviamo di turismo e se roviniamo le nostre coste, il nostro mare, in un attimo come dire, perdiamo quell'appeal, quella capacità di attrazione che, voglio ricordare a tutti, in questi anni sta salvando l'Italia, perché il turismo in Italia è aumentato anche grazie al fatto, oltre agli elementi internazionali che tutti conosciamo, ma certamente perché la nostra bellezza, il nostro ambiente, il nostro mare è bello, si può fare il bagno con tranquillità, con serenità, c'è questo avvistamento dei cetacei, c'è il santuario dei cetacei, c'è un'economia importante intorno al nostro mare. Dunque, come dire, pensare di dare a pochi contro tanti mi sembra veramente andare contro un muro. Insomma, il mondo va al di là dell'idrocarburo, va sulla ricerca, va su quella, sull'energia pulita. Stiamo andando da un'altra parte e qui si torna indietro solo perché gli interessi sono talmente alti, talmente forti, che, ricordo, sono interessi di pochi. In vista dell'imminente arrivo dell'autunno, il sindaco di Arma di Taggia, Mario Conio, fa il punto ai nostri microfoni sulle iniziative volte alla protezione e alla messa in sicurezza del territorio. Sentiamo. Signor sindaco, anche Taggia guarda con attenzione l'arrivo dell'inverno, dell'autunno prima dell'inverno, ma soprattutto delle piogge. Scatta la pulizia dei torrenti, ma non solo. State progettando anche un qualcosa in più per la messa in sicurezza in generale, idrogeologica? Assolutamente sì, perché è giusto ricordarlo che l'autunno arriva tutti gli anni nello stesso periodo, quindi farsi cogliere impreparati sarebbe una grave mancanza. Da parte nostra abbiamo già attivato una serie di iniziative volte alla protezione e alla messa in sicurezza del territorio, fondamentalmente su due aspetti principali. Quello che è la pulizia stradale, delle opere fognarie, delle opere di raccolta delle acque, che è già cominciata da qualche giorno, che nell'arco direi di ancora 10 giorni andrà a completarsi su tutto il territorio comunale, e abbiamo messo poi in moto una serie di iniziative per quello che era la pulizia del torrente Argentina e di una serie di rii minori che affluiscono sempre in Argentina. Si va dalla pulizia della vegetazione, che cresce chiaramente in concadenza annuale, a problemi di maggior delicatezza come quello collocato nell'area nord del nostro torrente, dove la presenza di arbusti di maggiore importanza e rilevanza ha causato in passato grave disagio e grave pericolo, perché non ha permesso il normale deflusso delle acque, creando poi una serie di problematiche a valle. Ci andremo quindi a intervenire in maniera puntuale per rimuovere questo tipo di problema. Fatti questi interventi che sto accennando, il nostro torrente poi ha comunque una situazione generale piuttosto sicura e non ci allarma particolarmente, per fortuna. 22 famiglie imperiesi beneficeranno di un contributo concesso dal Comune per l'acquisto di libri di testo. Le istanze per ottenere il contributo sono state presentate da famiglie sia italiane che straniere e quindi attentamente vagliate dall'ufficio competente. La somma stanziata dal Comune e messa a bilancio dall'ente pubblico ammonta a circa 4.700 euro. Nuovi risvolti dall'Ordine degli Ingegneri di Imperia sulla problematica della sismica in provincia. L'Ordine ha infatti inviato una lettera a provincia e regione proponendo delle soluzioni per snellire l'iter burocratico. Sentiamo. L'Ufficio Provinciale Antisismica e Cemento Armato da anni ha ingiustificabili ritardi nel rilascio delle autorizzazioni sismiche. Questa situazione di immobilismo, più volte segnalata dai diversi ordini professionali, sta pesantemente danneggiando la provincia di Imperia. L'intera filiera edilizia, infatti, già in profonda crisi, è totalmente immobilizzata, con conseguente elevatissima perdita di posti di lavoro, ma anche gravi ripercussioni sulla sicurezza del territorio. A questo proposito, il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri, unitamente al Collegio dei Geometri, ha inviato una lettera alla provincia e alla regione con l'intento di proporre delle soluzioni e snellire l'iter burocratico. Dalla lettera emerge una chiara descrizione del preoccupante stallo a livello provinciale generato da questi ritardi, unico caso a livello nazionale, superiori anche a 12 mesi e destinati ad aumentare. L'Ordine degli Ingegneri, insieme alla lettera, ha presentato alla regione documenti condivisi con il Collegio dei Geometri per fornire degli strumenti utili a risolvere il problema dei ritardi nel rilascio delle autorizzazioni sismiche,
con modulistiche e procedure studiate anche approfondendo le best practices adottate da altre regioni. Gli ordini professionali hanno inoltre programmato un incontro con uno studio legale di Genova, il quale illustrerà agli iscritti le procedure per esigere il rispetto dei termini per il rilascio delle autorizzazioni sismiche, che non devono superare i 60 giorni dalla data di presentazione della pratica. Processione della Madonna Bambina ieri sera a Arezzo, un'occasione anche per accogliere il parroco Don Enrico Giovannini, appena nominato prevosto di San Martino e rettore del santuario della Madonna Bambina. Sentiamo. Ave Maria, splendore del Bambino. Sono contentissimo di essere diventato prevosto di San Martino e rettore di questo santuario della Madonna Bambina in Arezzo. Che dire, ormai Imperia TV segue un po' tutta la mia vita, tutti i passaggi, anche quelli più belli e più importanti, e va bene, allora lo condivido con tutti voi telespettatori anche questo, però vi chiedo una preghiera per me, perché essere investiti di titoli è facile, e poi invece veramente mettersi al servizio, veramente considerare cosa questi titoli comportano, è un pochettino più difficile. E allora ho bisogno di tutto il vostro aiuto, di tutto il vostro appoggio e di tutta la vostra preghiera. Quindi pregate per me, grazie e sia lodato sempre Gesù Cristo. Vi ringrazio, è stata una bellissima festa. Oggi pomeriggio è sceso anche un po' d'acqua, pensavamo di non riuscire a fare la processione, invece poi siamo stati miracolati e siamo riusciti a portare la statua. Vorrei ringraziare i portantini e tutte le persone che hanno collaborato alla riuscita della serata. Pur essendo un giorno infrasettimanale, devo dire che il santuario era pieno di gente e il paese ancora pieno di persone, quindi la cosa mi fa veramente veramente tanto piacere e auguro a tutti un buon weekend e una buona festa della Madonna qua con noi. Eh sì, questa qui è una delle feste più importanti che si fanno a Arezzo, con la processione che c'è stata adesso. La Madonna dovevano portarla giù in chiesa dove era, e colgo l'occasione per ringraziare tutti quanti per la fatica che abbiamo fatto per portarla su, perché in effetti è molto pesante, però insomma ci siamo, come tutti gli anni, facciamo questo sforzo. Meno male che poi doveva piovere, invece poi non ha più piovuto, quindi insomma siamo stati abbastanza fortunati. Come proloco abbiamo fatto rinfresco a tutti quanti e speriamo di continuare così per parecchio tempo. Nel video di una cantante milanese anche gli scorci della Riviera Ligure. Si tratta di Le cose più belle di Roberta Bonanno. Vediamo. Affascinata dalla Liguria, la cantante milanese Roberta Bonanno torna in Riviera per registrare il video di Le cose più belle, il nuovo singolo che verrà pubblicato domani. Nel trailer già disponibile su YouTube si vedono diverse immagini registrate proprio in Riviera. Le cose più belle è un'anticipazione del suo nuovo album, che conterrà anche altri singoli inediti. A 10 anni dalla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, torna con un brano che racconta il desiderio e la voglia di voler pensare, appunto, alle cose più belle della vita. E così, dopo l'uscita del nuovo singolo dal titolo Ridere di me, con un video girato sotto i portici di via Bonfante in Perioneglia, nei giardini di fronte all'Hotel Rossini, al minigolf Fitosforo del Prino, presso lo studio di Roberta Piacente, sempre a Imperia, ora ad Alassio, con riprese che hanno interessato principalmente la palestrina del Palazzetto dello Sport, Lorenzo Ravizza, Roberta Bonanno continua a promuovere e valorizzare la Riviera. Ora uno sguardo ai principali eventi della regione e subito dopo i cantieri sull'autostrada dei Fiori.
fino alle 24 del 10 settembre, lungo la tratta Savona confine di Stato, sarà vietata l'esecuzione di attività che comportino la posa di segnaletiche di parzializzazione delle carreggiate, salvo per lavori che rivestano carattere di estrema urgenza. Adesso il quadro meteo dei prossimi giorni con Arpal Meteo Liguria. Domani, sabato 9 settembre, tra la notte e il primo mattino, variabilità sul centro Levante con possibili rovesci o temporali al più moderati. Nel corso della giornata, nubi in aumento a ponente con piogge diffuse e rovesci dal primo pomeriggio, in estensione al resto della regione. Possibili temporali forti e localmente persistenti. Umidità su valori alti. Venti da moderati a forti dai quadranti meridionali con raffiche fino a burrasca nel pomeriggio. Mare molto mosso, localmente agitato. Segnalazioni protezione civile. Alta probabilità di temporali forti, piogge di intensità forte, quantitativi elevati, mare localmente agitato, venti forti da sud. Dopodomani, domenica 10 settembre, residui fenomeni fino al mattino a Levante, nuvolosità variabile altrove con ampie schiarite a ponente nel pomeriggio. Umidità su valori medi, venti al mattino deboli in prevalenza dai quadranti settentrionali in rinforzo nel pomeriggio, mare mosso in aumento in serata fino a molto mosso a ponente. Ed è tutto per questa edizione, vi ricordo di consultare il nostro sito imperiatv.it e la nostra pagina Facebook. Grazie per il cordiale ascolto, una buona serata.